Volo di stelle. Raggi, un grande nome, ma insomma ci sono altri nomi nella storia. Ci sono altri nomi, ci sono nomi di grandi costruttori. La famiglia i Giannini. Per Roma la famiglia Giannini, certo, perché no? Tra l'altro, lei, quando è stata restaurata nel 2000, la mia principessa azzurra, quando è stata restaurata nel 2000, è stata restaurata proprio secondo le specifiche Giannini. Giannini, come Abarth, modificava le vetture Fiat e aveva anche una sua versione di questa macchina della 1005. Quando questa è stata restaurata secondo le specifiche Giannini. La Giannini è un altro grande momento della storia dell'automobile italiana. Un'industria di piccole proporzioni che nasce sulle rive del Tevere, ma di grande creatività, di continua ricerca. La Giannini nasce nel 1920 come officina poliedrica, ma che si dedica subito per passione alle elaborazioni, alla preparazione di vetture sportive per le grandi classiche di allora, parliamo di Mille Miglia, parliamo di Targa Florio, ma impegnandosi sempre in campo sportivo anche in campi diversi, quali record o addirittura nella motonautica. Tra le due guerre, quando i piloti sono dei gentiluomini eleganti che allestiscono a loro spese le auto, la Giannini si aggiudica tutte le grandi targhe dell'epoca, come la Florio. È una stagione di grandi sfide e di grandi record che impongono la ditta romana sulla scena di tutta Europa. Poi purtroppo su tutto questo splendore arriva la guerra e gli unici successi a cui si può sperare, sappiamo con quanta ingenuità, sono quelli che si conquistano sui campi di battaglia. Viene poi il periodo della guerra, quando deve riadattarsi a lavorazioni più normali, più utilitaristiche, se vogliamo. Nel primo dopoguerra addirittura la riconversione dei mezzi militari, addirittura con la realizzazione di un motore diesel totalmente originale per poter riutilizzare in maniera più economica i mezzi che erano rimasti, i residuali bellici per intenderci, per poi evolversi sempre più e diventare dalla fine degli anni 50 una vera industria automobilistica sia pure in piccoli numeri. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Dell'era Giannini. La struttura della vettura è leggerissima. Sospensioni a baleste trasversali, con ammortizzatori ovviamente. I freni a tamburo. Pneumatici sottili come lame su fascinose ruote a raggi con mozzi rouge. Velocità prossima ai 150 orari e grinta da vendere. Anzi, da cedere con i motori ad altre piccole aziende per dar vita a una dinastia di vetturette sportive di gran fama come la Taraschi di Teramo, che utilizzando la meccanica Giannini prese il nome di Giaur. Pretenziosa sino a tentare, con questa profilatissima carrozzeria, una serie di record in Francia. Il motore era il Giannini bialbero con compressore volumetrico. Sono soltanto i primi anni 50 e i trionfi dell'esport preludono a quelli in arrivo con la nuova 500 Fiat. La Fiat 500 non è solo un'utilitaria. Per gli italiani è il simbolo di un paese che entra finalmente nella modernità. Quelle quattro piccole ruote sono il segno che la miseria è finita, che si può correre con fiducia verso un avvenire di prosperità. Per i Giannini significa coronare un sogno cominciato negli anni 30 con la Topolino, disporre di un modello abbastanza diffuso perché chiunque, o quasi, possa godersi un veicolo elaborato. E quindi più scattante, più bello e soprattutto personalizzato.
naturalmente c'è anche la 500 Giannini da pista, che subito diventa regina nella sua categoria. Liliana De Menna, primo campione italiana donna con la 500 Giannini, 1968, più di 30 gare vinte e con grande distacco. Liliana, sono passati... È passato qualche anno da quando tu correvi con la 500 Giannini e corri ancora oggi e continui a vincere. Le differenze tra l'accostarsi alle gare dei giovani di una volta e adesso? Ma io quando ho iniziato a correre ero appena maggiorenne, eravamo molti ragazzi più o meno tutti della stessa età e che si sono avvicinati all'automobilismo semplicemente per passione. Tutti noi lo facevamo di nascosto dai genitori, sto parlando di me, Luca di Montezemolo, Cristiano Rattazzi e vari altri personaggi che ora sono diventati anche abbastanza importanti nella vita di tutti i giorni. Quindi lo facevamo semplicemente per stare tutti insieme, per il gusto e la passione di guidare. Adesso quello che io ho notato è che i ragazzi di 18 anni che iniziano a correre è difficile che lo facciano per il puro gusto, per la pura passione dell'automobilismo. La 500 Giannini, ma soprattutto il marchio Giannini, una volta ha fatto epoca e sicuramente tu correndo avrai degli aneddoti divertenti in cui sono rimasti coinvolti dei personaggi che oggi sono diventati importanti. Ma devo dire, una cosa che mi ricordo e che è abbastanza divertente è che stavamo correndo a Vallelunga, che è l'autodromo di Roma, molto tempo fa, e per noie meccaniche il nostro amico Luca di Montezemolo, che correva con lo pseudonimo di Nerone, perché tutti avevamo uno pseudonimo per nasconderci ai genitori, aveva avuto dei problemi, quindi era rimasto attardato. Io ero prima in quell'occasione e quando sono arrivata per doppiarlo, lui ha cominciato a fare veramente di tutto, a mettersi di traverso, e poi a fine gara mi ha detto che non avrebbe mai permesso a una donna di superarlo. Quindi il ricordo più dolce legato alla 500 Giannini? Ma di ricordi io ne ho tantissimi, perché era un'epoca molto particolare, indipendentemente dal fatto dei 18 anni, ma insomma era tutto un modo di vivere completamente diverso da quello che è adesso. La mia macchina per me era come un animale, come un cagnolino, cioè io ci parlavo, mi ricordo, perché inizialmente era la mia macchina di tutti i giorni. E poi con molti sacrifici, perché i miei non sapevano niente, l'ho fatta preparare, quindi per me, cioè faceva parte di me, quindi per me proprio la mia macchina era una cosa dolce, in assoluto. Io ho avuto due Giannini, una da competizione ed una stradale. Quella da competizione aveva con sé il fascino della vettura che si cimenta nei campi di gara, essenzialmente nelle gare in salita oppure in circuito, per cui possedere un'automobile che non corre più da 20-30 anni, ma che a suo tempo aveva prestazioni di tutto rispetto, basti dire che una Giannini elaborata a Monza sfiorava i 180 all'ora, quindi erano sicuramente prestazioni elevatissime sia per i tempi che per la cilindrata della vettura. Invece una Giannini stradale ha tutta un'altra caratterizzazione, è una vettura che si usa tutti i giorni, offre prestazioni notevolmente superiori a quelle di della vettura di partenza, ovvero sia la normale 500 che tutti conosciamo da 18 cavalli, ma ha prestazioni estremamente brillanti e denota una cura maniacale nella sua realizzazione. In ogni caso è un tipo di automobile per veri appassionati della guida sportiva e al giorno d'oggi diciamo è a tutti gli effetti un oggetto di culto e da collezione. A metà degli anni 70, con la guerra del Kippur e quindi la crisi energetica, tutto il mercato dell'automobile è esposto ad una grande contrazione. Ovviamente il settore delle elaborate, che è un po' un settore per appassionati e quindi molto di nicchia, è il primo a soffrirne. Innanzitutto, quasi come un segnale di speranza, si sceglie di produrre una 500 con cilindrata ridotta, quindi viene messa a listino una 350. Il motore 500 viene ridotto a 350 centimetri cubici pur a parità di potenza della vettura di partenza. Resta il profumo della vettura elaborata, pur però tenendo conto di quelle che sono le realtà del momento. In ogni caso, la crisi energetica della metà degli anni 70 segnerà l'approccio elaborativo successivo di tutti i modelli successivi, complici anche
l'introduzione da parte di Fiat di modelli estremamente più moderni, più razionali, parliamo della 127, parliamo della 128, vetture di grande qualità e vetture estremamente più parche nei consumi, e quindi è su questa base che le elaborazioni vengono realizzate, ottenendo dei risultati in termini di consumi sempre estremamente vantaggiosi e quindi tali da riportare interesse verso il settore delle elaborate, quell'interesse che si era poi affievolito dalla metà degli anni 70 per i motivi della crisi energetica. Quando entriamo negli anni 80, l'automobile comincia ad avere una connotazione diversa, cioè una varietà di motorizzazioni. Si può scegliere da una più piccola ad una più grande, addirittura una versione sportiveggiante, e questi sono tutti elementi che rendono il concetto stesso di vettura elaborata sempre più difficile da perseguire. Questo porterà la Giannini nel tempo, a orientare le sue elaborazioni non più sulla meccanica, bensì sugli allestimenti generali, sulla carrozzeria e sugli interni, arrivando alla metà degli anni 90 a realizzare modelli che sono di fatto delle elaborazioni più lussuose del prodotto di partenza, ma senza nessun intervento sulla meccanica. Questo perché? Perché già di base la Fiat offre quello stesso modello con una varietà di motorizzazioni che rende superfluo il fatto di dover intervenire direttamente sulla meccanica. Sempre più differenziati.